Io ho già fatto una lettera alle associazioni degli agricoltori e degli allevatori per capire che cosa possiamo mettere in campo. Naturalmente il che cosa riguarda il nostro ruolo istituzionale presso gli altri enti, regione e governo. Stiamo valutando di stanziare delle risorse per il post-alluvione, per il ripristino di situazioni viabilistiche e comunque l'intervento su alcuni lavori idraulici che possono spettare al comune perché, come si sa, sia sui rii che sui fiumi la competenza è di AIPO e su quello, come ho già detto, noi, così come abbiamo chiesto che si finissero in tempo i lavori della chiavica del rio Loreto e così come invece noi ci siamo fatti carico di pulire il rio quest'estate, il vecchio rio, e quella ho messo in sicurezza comunque l'una e l'altra cosa. Così noi solleciteremo AIPO a proseguire nella messa in sicurezza e cerchiamo di fare quegli interventi minimi ma necessari, tipo una pompa vicino ad una via sull'argine di Astuti, che potrebbe essere d'aiuto la prossima volta per far defluire le acque dalle aree golenali. Quindi saremo però in grado di quantificarli nelle prossime settimane, sia i danni sia la necessità di intervento.